Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo video speciale per Halloween. Quest'oggi ragazzi incredibilmente andremo a giocare un giochino che è stato creato dal mio iscritto e amico principalmente Ignazio alias The Wolf Denton 20 qua su YouTube, che io ringrazio infinitamente. Infatti l'ha fatto lui, mi ha detto: guarda, è a tema pauroso, quindi potrebbe andare bene per registrarci un video per Halloween. Infatti eccoci qua, ci ricordiamo ragazzi che lui già aveva creato un gioco per me che avevo giocato con immensa gioia, che era stato bellissimo tra l'altro, per cui vedendo questa schermata iniziale, sentendo questa musica, mi aspetto che anche questo gioco sia fantastico. Per cui ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like per Ignazio, per questa sua incredibile creazione. Come potete vedere, il titolo del gioco è Una vacanza da paura, per cui siamo proprio a tema, effettivamente. Ragazzi, non perdiamo più tempo e andiamo a giocarlo. Ok. Andare in vacanza è sicuramente uno dei momenti più attesi dell'anno. Una volta arrivate le ferie, una coppia può decidere di vivere momenti romantici in una casa al mare o socializzare con gli abitanti di una città turistica. Bisogna solo scegliere la meta giusta per vivere una vacanza da sogno. I nostri protagonisti di questa storia, che abbiamo già conosciuto a Natale, hanno deciso di andare in un campeggio soli e in mezzo al nulla, così, senza apparente motivo. Dopotutto, i personaggi dei film horror si comportano in questo modo, giusto? Beh, tuttavia, presto si accorgeranno che il luogo buio sconosciuto in mezzo al nulla nasconde effettivamente delle insidie ed è loro compito salvarsi il deretano. Ma andiamo subito a conoscerli, o meglio, a rivederli! Premi invio? Ok, perfetto. Se hai finito di leggere, ho fatto appena in tempo. Ok, eccoci qua. Eccomi qua! Ci voleva proprio questa vacanza. Noi tre soli, ma c'è anche Robin! Amore! Ma ci siamo tutti! Hai proprio ragione, Pucci Pucci. Ovviamente. Oh, grazie, Picci Pocci. E tu, Robin, non dici nulla? Penso che sia la cosa più stupida che abbiamo mai fatto. Brava, Robin! Robin, ma perché dici così? Potevamo andare alle Maldive, alle Hawaii o in Toscana. E invece no, andiamo in una palude abbandonata e isolata dal resto dell'Italia e del mondo intero. Voi sì che sapete organizzare le vacanze, ovviamente il sarcasmo pungente di Robin ritorna protagonista. Oh Robin, ma questa non è una palude. Robin, non dirmi che hai paura, sei proprio un tesoro. Fai tanto la dura, zio. E invece... Statemi a sentire, Pucci Pocci e Pucci Picci, la mia non è paura, è pragmatismo. Non c'è niente di buono da queste parti, riesco ad avvertirlo. Sono una gatta, accidenti, ho il sesto senso e io non sottovaluto le mie sensazioni. Brava Robin. Sapete cosa ci vuole in questi casi? Ho paura che dica qualcosa di stupido. Ah, cosa? Una bella canzone! Questa sì che è un'ottima idea! Non ci posso credere. Immagino lo sguardo di Robin. Oddio, 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 ragazzi, ma qua c'è da aver paura davvero. Oddio, oddio, oddio. Tesoro, mi senti? Sono qui. Oddio ragazzi, ma questo fa cagare addosso davvero! Siamo completamente al buio, cos'è successo? Manteniamo la calma, non facciamoci prendere dal panico! Ragazzi, mi sono preparata quattro paroline da dirvi. Io ve l'avevo detto! Wow! Ottima intro! Rodrigo, hai dei suggerimenti? Andarcene via da qui? Il più lontano possibile? Era ora! Sarebbe geniale, ma la macchina è lontana. Molto lontana. Intanto a voi umani servirebbe una torcia per vedere meglio al buio. Dentro le tende dovrebbe essercene uno. Prendiamola e cerchiamo di andare via da qui il più velocemente possibile.
Ok ragazzi, siamo in game, siamo tutti e tre insieme, come potete vedere io ho attivato il corri sempre, così non devo stare a tenere premuto per correre. È incredibile ragazzi tutto ciò, sta storia mi piacerà un casino, ovviamente. Allora, vediamo che cosa possiamo prendere, possiamo interagire con questi oggetti, mi sa di no. Entriamo nella tenda. Oh, che carina la tendina, qua c'è anche un puff per Robis. Hai trovato una torcia, yuppidu, molto meglio, sicuramente. E adesso dobbiamo avventurarci in questa valle, dobbiamo arrivare alla macchina e tornare a casa. Ma tranquille signore, ci sarò io a proteggervi. Oh, mio eroe, andiamo bene. Robin, non incominciare, da vedere ragazzi anche le facce, cioè sono fantastiche. Cerca di evitare questo tuo sarcasmo e sii positiva. Lo farò una volta tornati a casa. Oddio, ma che cos'è che si sente nel buio, ragazzi? Ho paura. Ho paurissima. Allora, vediamo. Ok. Non era così tetra prima. L'oscurità è calata. Adesso è tutto diverso. Sarà forse una foresta maledetta? Credo si possa definire così, sì. Ah, merda, allora siamo nella cacca più nera. Aspettate un secondo. Non posso tornare indietro. Che palle, pensavo di poter andare a prendere qualche oggetto. Ok, vediamo un po'. No, ma dai, era il mio verso! Oddio, fantastico! Cos'è quel coso? Attenta, Pucci Picci, credo sia una delle creature che infesta questo luogo. Ho tanta paura, Pacci Pucci. Ehi, ci sono io per te, Pocci Pacci. Beh, in questo caso, possiamo proseguire prima che quella cosa venga da noi? Agli ordini, Robin. Perfetto, allora ragazzi, il fatto che abbia usato uno dei miei versi dei video per la creatura mostruosa direi che è assolutamente fantastico. Allora, vediamo un pochettino. Che cosa abbiamo di qua niente, di qua niente. Ok, procediamo. Oddio! Che in mezzo alle risate ci sta anche la cacarella, ragazzi! Potendrei! Oh mamma, che spavento! Ehi, ti sei persa, ragazzina? Nah, dubito si sia persa. Vuoi provare a parlarle tu, Robin? Potrei provare. Noi gatti ci sappiamo fare con i bambini. O qualsiasi cosa sia. Oh! Oh, guarda, mi sono una gattina carina e faccio anche le fusa. Prrr, ti voglio tanto bene, dolce creatura inquietante. Ok, non credo che l'abbia presa bene. Ok ragazzi, cioè no, sta cosa è assolutamente epica. Cioè come cazzo non l'hai fatto a metterci gli effetti sonori dei miei video? Cioè tu sei un genio ragazzo mio, sei un genio. Datti a sto lavoro. Ho capito, non le piacciono i gatti. Ah. Ok Pocci Picci, Robin, direi che possiamo proseguire prima che la bambina torni. Ho proprio bisogno di un drink. Ok ragazzi, allora dopo questa cosa che mi ha fatto stracagare addosso, perché effettivamente mi ha fatto paura il fatto che mi sia venuto addosso così repentinamente, ci sai fare amico, ripeto. Ehi ragazzi, venite qui! C'è una tomba qui. C'è scritto, qui giace il male in persona. Pua! Fantastico! Aiuto! Aiuto! Rodrigo, cosa ci fa un pagliaccio qui? Non lo so! Robin, mi dispiace cara, ma non posso rispondere a questa tua domanda. Sono ancora ferma a cosa ci facciamo noi qui? Oh, beh, correte lontano da lui! Aiuto! Oddio, è fantastico! È fantastico! Oddio ragazzi, no, questa cosa è assolutamente fantastica. E questa creatura orribile, che cos'è?
Aiuto! È un incubo qui! È un incubo! Ah! Ah, aiuto! Ah! Oh, vai via! Oh, mi sbarra la strada! Aiuto! Oh mio Dio! Che sta succedendo? Mamma mia, ragazzi! È un casino! Come lo... Oh, ma vaffanculo! Aiuto! Aiuto! Ma che cazzo... Ah! Ah! Oddio, raga, non riesco a smettere di ridere. Ma è fantastico! È fantastico, allora, che per tutto il tempo ci ha messo le mie urla, fantastico. Io odio questa vacanza. Che stanchezza. Uff, ma per fortuna li abbiamo seminati. L'unica pecca è che ci siamo persi. Già, quella fuga ci ha fatto perdere il senso dell'orientamento. Solo la fuga? Beh, bando alle ciance, non ho nessuna intenzione di tornare indietro. Perciò, direi di darci un'occhiata qui intorno. Perfetto, guardiamoci intorno. Alla larga, e vai. Via di qui. Dovremmo seguire questi consigli. Andate via. Show. Tornate da dove siete venuti. Magari ci potessi tornare. Pussa via. Non ci mancava niente, ragazzi. Andatevene subito. Io voglio provare ad entrare dentro a sta casa, però. Fatemi vedere qua che dice. C'è scritto qualcosa qui. Che dice? Salve campeggiatori, se siete giunti fin qui significa che siete sopravvissuti ai mostri della foresta. Quest'umile dimora posta dinanzi a voi appartiene al sottoscritto, ovvero l'assassino che infesta questo luogo. Vi annuncio che così come voi anch'io sono in ferie, ma a differenza vostra non sono in vacanza. Mi trovo semplicemente a casa mia a occuparmi della mia seconda passione oltre l'omicidio, la cucina. Pertanto, se mai dovessi beccarvi a girovagare per il mio giardino o peggio per casa mia, mi troverò costretta a mutilarvi e a sottoporvi a torture fisiche e vi assicuro che la mia violenza sarà paragonabile a quella di uno spremiagrumi. Con questa chiara espressione minatoria vorrei in maniera rispettosa rammentarvi la tragica fine a cui sono andata incontro tutte le persone che hanno vagato per queste foreste senza apparente motivo. Per concludere vorrei ribadire che attualmente sono in ferie e ciò significa che avete l'opportunità di andarvene via il più lontano possibile, di fuggire da questa foresta e di non tornare mai più. Cordialmente, l'assassino. Credo che il messaggio sia abbastanza chiaro. Esattamente, meglio che ci allontaniamo. Concordo, meglio evitare questo tizio, chiunque sia. E io che pensavo di averle viste tutte. Mi chiedo cosa può esserci di peggio di tutto ciò. Per esempio, potrebbe piovere. Ovviamente. Ovviamente sì. Dovremmo entrare. Cosa? Sta piovendo, qui dentro saremo riparati. Pessima decisione, secondo me. Non è molto logica come decisione. Silenzio, Robin, sei una gatta e i gatti odiano l'acqua. Odio anche gli assassini. Poco importa, lo affronteremo come abbiamo fatto con Wally. Io vorrei solo essere a casa, a mangiare. Forse l'assassino tiene una bella scorta di cibo di prima qualità qui dentro. Ha scritto che la sua passione è la cucina. Dipende da cosa cucina. Divertente, Rodrigo. Il punto, ragazzi, è che ci ha espressamente vietato di entrare. Però il gioco sembrerebbe aver scelto per noi che dobbiamo, appunto, andare dentro. Per cui, entriamo. Non mi piace, questo posto puzza. Ehi, assassino, hai mai pensato di assumere dei domestici? Quello, i domestici, se li mangia a colazione, nel vero senso della parola. Signore, non vorrei essere polemico, ma suggerirei di fare silenzio. Hai forse paura, Pucci Pucci? Guardati intorno, Picci Picci, e troverai la risposta. Pensi che un po' di ketchup mi spaventi? Sono abbastanza sicura che quello non è ketchup. Qualsiasi cosa sia, voglio trovare l'assassino. Sono così impavida, incredibile. E farlo fuori. Siete con me? Sono e sarò sempre con te, Pucci Picci. Di solito non lo ammetto, ma sì, sono con te, con tutti e due. Siete la mia famiglia. Oh, e se ciò significa combattere, allora ho gli artigli pronti. Robin, amore. Oh, siete dei tesori. Ma ora cerchiamo quell'hijo de puta. Oddio, ragazzi, ma è tutto fantastico. Fantastico.
Per preparare un buon ragù alla bolognese occorre prima di tutto lavare con cura sedano e carota, sbucciando poi la cipolla e affettando finemente le verdure. Ok, le istruzioni per un ottimo ragù. Ah, che roba è? Dall'odore non sembra certo marmellata di ciliegie. Meglio stare alla larga allora. Che schifo, ragazzi. Che schifo. Questi libri sono proprio zozzi, nel senso che sono proprio sporchi. Che schifo. E sto letto invece? Questo non è l'unico letto nella casa. Ho uno strano presentimento. Oh merda, devo avere paura? Ci sono due letti qui. Oh mio Dio, allora se devo avere paura, devo avere paura, eh. Ste verdure sono tutte ammuffite, sembrano ammuffite. Il rumore dei passi è fantastico. Nessuno lava questo lavello. Suppongo che quell'assassino sia un tantino impegnato. Che schifo. Quello che stavo dicendo. Spero sia ketchup. Dubito lo sia. Che schifo. Ho come la sensazione che ci sia qualcosa di strano. Che succede? Il cartello fuori diceva che l'assassino si stava occupando della sua seconda passione oltre l'omicidio. La cucina. Beh, questa è una cucina e di lui nessuna traccia. Forse è andato a cagare, la solita finezza. O forse ci sta tendendo una trappola. Ok ragazzi, ho paura. In mezzo ai fornelli c'è un pulsante. Avete sentito? Oh! Sembra il rumore di una botola, deve essersi aperto qualcosa da qualche parte. State allerta. Eccola qua, si è aperta sta scala, ragazzi. Oh, ma io ho paura. Quale razza di assassino avrebbe dei fiori in casa? Che abbia una passione per il giardinaggio oltre che per la cucina? Questo cos'è? Questa bambola è terrificante. Posso distruggerla almeno? No, Robin, no. Di certo questi fiori non rendono questa catapecchia più accogliente. Ok, ragazzi, allora, si è aperta la botola. Non mi avvicinerei a quel piatto nemmeno se fossi più affamata di un lupo. Direi di scendere le scale, anche se ho paurissima. C'è troppo buio qui, Pucci Picci. Ci penso io, Pacci Picci, accenderò la torcia. Ho un brutto presentimento. Anch'io. Eccala! Oh no, è l'assassino! E quella chi è? Benvenuti, campeggiatori. Che schifo! Aiuto! Sono Carmela e farò da interprete all'assassino. Ah sì? Lui si esprime in versi e solo io ho la capacità di capire ciò che dice. Ah, e sentiamo, come fa a capire ciò che dice se sono solo versi? Io non sono solo la sua interprete, sono la sua mamma. Aiuto! Questo spiega molte cose. Giasone, dice che subirete le sue percosse. Oh, che paura! Siamo qui per sconfiggervi. Ah, davvero? Un'allegra coppietta con una gatta parlante. E no, però, bella. Cosa ha detto? Dice che prima di darvi una lezione vorrebbe che io vi raccontassi la sua storia. Oh, deve essere molto interessante. Quando Giasone era ancora un bambino, desiderava solo le stesse cose di tutti gli altri bambini. Voleva solo divertirsi, voleva avere degli amici, delle attenzioni e soprattutto tanto, ma tanto amore. Ma un violento incendio sfregiò completamente il suo volto e il forte trauma gli causò gravi problemi psichici. Tutti cominciarono a prenderlo in giro, nessuno voleva avere a che fare con lui, tranne una persona. La sua mamma. Colei che capiva perfettamente il linguaggio che quel violento incendio gli fece acquisire. Carmela odiava vedere suo figlio triste e così lo viziò a tal punto da non fargli capire cosa fosse giusto e cosa fosse sbagliato. Difatti, quando Giasone compì il suo primo omicidio, lei non disse nulla. Bene! Da allora Carmela promise a se stessa... Da allora Carmela promise a se stessa che avrebbe appoggiato qualsiasi scelta di Giasone. Wow! Insegnandogli anche un po' di cucina. Non per vantarmi, ma sono un'ottima cuoca. Tu sei completamente pazza! Ha detto: ehi, non insultare la mia dolce mammina.
Altrimenti... Altrimenti farete la stessa fine delle rane nelle scuole durante la lezione di anatomia. Ah, mi sa che questi fanno sul serio. Cosa te lo fa pensare? La vera domanda è: ci è voluto così tanto per arrivarci? In effetti l'idea di affrontarli è stata proprio stupida. Vedi che sono becille, vedi che lo dico sempre che sono becille. Insomma, sconfiggere Wally è stato facile durante il dopo Natale. Dopotutto era solo un vecchietto infastidito dalle mie urla. Loro non sono del suo stesso livello, capite? È stato un piacere. Noi togliamo il disturbo, ci vediamo. Aiuto, ci stanno inseguendo. Giasone sta venendo a prendervi. Oh no, andiamo via di qui. Sta arrivando qua. Sta arrivando. Ecco, la porta è bloccata. Diamo tutti una spinta forte. Diamine, non funziona, riproviamo. 1, 2, 3. Aiuto. E ora, dove andiamo? C'è un sentiero più avanti, andiamo di là. Correte. Aiuto. Ci inseguirà, ragazzi, ho paurissima. Oh merda, aiuto, ma sono velocissimi. Oh merda, oh. Aiuto. Oh no, siamo finiti in un vicolo cieco. Ma dove cavolo abbiamo posteggiato quella macchina? E questa chi è? Venite con me se volete vivere. Fantastico. Mamma. Oddio. Oddio. Oddio, fantastico. Ciao tesoro. È la mia mamma. Cosa? Questo sì che è un colpo di scena. Chi vuoi qui? Se c'è un furichimbo. Ho proprio bisogno che qualcuno mi faccia un bel massaggio rilassante. No, chi vuoi a casa? Ma siete in trappola. Non ci sto a credere, ragazzi. C'è l'epicità di tutto ciò. Ehi, e lei chi è? Sono la mamma di Mariangela. Allora, cosa volete dalla mia famiglia? Ah? Mio figlio ha detto che vuole fargliela pagare cara. Mamma, come hai fatto a sapere che ci trovavamo in pericolo? Oh, tesoro, io sono tua madre. Oh, ma... tanto non avrete scampo. Non ripetere quello che dico io, Giasone. Ma per favore, ho già avuto a che fare con un enorme mostro viola, con dei pagliacci, con delle strane ombre e persino con una ragazzina asiatica fantasma. Non mi farò affatto intimidire da una matta e da un tizio col coltello. Oddio, ragazzi, è fantastico. Io sono qui per salvare mia figlia, Rodrigo e Robin, quindi vedete di togliervi di mezzo. Hai davvero sconfitto tutte le creature che infestano la foresta? Sì. E sarei capace di farlo ancora per mia figlia. Ah! Oh, ma dai, che tenerezza! Sei sua madre, giusto? Sì, lui è il mio bambino. Ho fatto solo quello che lui voleva. Non mi piaceva vederlo soffrire. A nessuno piace vedere i propri figli soffrire. Ma a volte bisogna far valere la propria autorità di madre. Cioè, e sta musica, raga? Cioè, dai. E portare i propri figli sulla giusta strada. Anche se la cosa potrà scocciarli. Lui ti vuole bene. E il fatto che tu non abbia cercato di fermarlo gli ha fatto credere che gli omicidi fossero una cosa giusta. Lui è la cosa più importante per te, è vero. Ma anche tu lo sei, per lui. Fai il tuo dovere di madre. Cioè, raga, ma quanto è epico. Aiutalo. Oh. Oh. Ha bisogno di te. E tu hai bisogno di lui. Basta omicidi. Devo rimediare a tutti i miei errori. Devo chiamare la polizia. Oh.
Certo, farò in modo che non ci separino. Nessuno ci separerà, figliolo. Grazie. Sei una brava madre. Oddio. Oh. Buona fortuna. Giasone, saluta tutti. Gagra. Sta per tornare il giorno. Potrete tornare a casa. Ma dai. Oddio. Tutto è bene, quel che finisce bene. Oh mamma, sei stata una grande. Ci hai salvati con delle parole. Se solo non fosse arrivato in tempo. Pensate davvero che sia finita qui? Ci faremo i conti una volta tornati a casa. Ovviamente. Cosa ci siete venuti a fare qui? È quello che mi chiedo anch'io. Ne parleremo a casa. Adesso andiamo. Cioè no, raga. Cioè no, raga. No. Cioè, no. Bene, bene. Ora che vi siete cambiati, voglio sentire le vostre promesse. Giuriamo solennemente di non andare più in vacanza in luoghi isolati dal mondo. D'ora in poi, durante le ferie, andremo in vacanza solo in località turistiche dove non ci sono mostri o assassini. Siamo consapevoli del fatto che se dovessimo farlo ancora, il problema di cui dovremmo preoccuparci maggiormente sarà mia mamma. C'è Kimo qua! Oddio! Magnifico! Allora, Kimo! No! Oddio, ragazzi, è la cosa più epica del mondo questa! Allora, Kimo, ho avverto un leggero languorino, ma non è proprio fame, ho voglia di qualcosa di buono! Vorrei delle caramelle, dei cioccolatini, dei cupcake, dei muffin e della liquirizia. No dai, è fantastico. Ti sembra il fottuto Willy Wonka? Ehi, facci piano, non c'è bisogno di scaldarsi così tanto. Su via che ho fame. Ehi, casa mia, mie le regole, io non ti offro un bel niente. Sono l'ospite, pretendo un po' di rispetto. Mi hai forse scambiato per un umano? Ah, ora lasciami in pace. Per baloso! Fantastico. La leonessa si è ricongiunta al suo cucciolo. E tutto va bene nella giungla. Dai, ragazzi, ma che bello! Non ho parole. Questo secondo piccolo progetto è dedicato alla carissima Mariangela. Giocherina, forse sono stato un bastardo a propinare un horror quasi, ma vorrei assicurare che è stata una forma d'affetto. E poi non ci ho messo ragni, più affettuoso di così. Un saluto ai protagonisti di questa storia. Mariangela, Rodrigo, la grandissima signora mamma di Mariangela, Kibo. E salutiamo anche Giasone e Carmela, che per chi non avesse capito, sono una semicitazione a Jason e Pamela Ures. Che io non so chi siano. Però sono senza parole. Senza parole, accidenti. Oh mio Dio. Ah, la prigione. Non importa quanto la vostra storia sia commovente, voi non uscirete mai più di qui. Non importa. Almeno siamo insieme. Vogliate scusarmi adesso, ma la sfilata medievale sta per cominciare. Cioè ragazzi, allora, no, ma parliamone, eh. Parliamone seriamente, cioè com'è stato epico il dopo Natale, ragazzi. Io non so cosa dire. Cioè, Ignazio, pensa sul serio di studiare, di darti a tutto ciò, perché è fantastico. Adesso, togliendo il fatto che i protagonisti, insomma, riguardano comunque me, cioè siamo noi, io, Rodrigo, c'è stata addirittura mia mamma, che quindi magari questo fa sì che il coinvolgimento sia ancora maggiore, però togliendo questo sarebbe stato epico allo stesso modo se fossero stati altri personaggi, capiti? Capisci? Capite? Cioè è stato assolutamente epico, assolutamente fantastico e addirittura commovente. Cioè, è stato emozionante, cioè in ogni momento hai scelto le musiche in una maniera incredibile, cioè le musiche erano azzeccatissime.
Poi l'ambiente era fantastico, cioè poi i mostri addirittura, poi gli effetti sonori che c'è inserito nei miei video e i dialoghi, cioè il sarcasmo di Robin, Kibo alla fine, cioè hai capito addirittura com'è fatta Kibo? Perché è un gatto non molto socievole e quindi, cioè, è stato tutto fantastico, assolutamente epico, quindi io non so come ringraziarti per avermi regalato questa esperienza, perché è stato bellissimo, è stato veramente bellissimo, dall'inizio alla fine è stato un coinvolgimento assurdo e wow. Veramente sono senza parole, non so cos'altro dire, io ti faccio i miei vivissimi complimenti perché il giochino è fatto benissimo sotto ogni punto di vista e ti ringrazio davvero di cuore per averlo fatto e ti ringrazio. Perché sono belle cose da avere e da giocare, io di sicuro me lo rigiocherò per conto mio e... È fantastico, è stato fantastico, io ti faccio i miei più vivi complimenti, mi ripeto ragazzi, mi sto soltanto ripetendo, ma cioè, c'ho la testa che va a mille perché è stato epico, poi il colpo di scena che è arrivata mia mamma, cioè, e il concetto che ci stava dietro, è stato fantastico Ignazio, veramente, io ti ringrazio di cuore di nuovo, ti mando un abbraccione speciale, un bacione gigantesco. Ti ringrazio veramente di cuore, è stato un regalo meraviglioso. Io ragazzi spero che sia piaciuto così tanto anche a voi e vi ripeto ragazzi, merita assolutamente gli 80 like se non di più, ne merita 100, ne merita 1000, ne merita molti di più, per cui vediamo di fargli raggiungere i like che merita, perché se li merita assolutamente tutti. Quindi questo video termina qui, io vi auguro un felice Halloween, anche se effettivamente la Halloween non è una nostra festa, però vabbè, ormai si è integrata come nostra, per cui festeggiate, non so se festeggerete, noi stasera lavoriamo, quindi è come se fosse un giorno come un altro, ma sti cazzi, ci tenevo tantissimo a portare questo video e sono stata felicissima di averlo portato. Quindi io vi mando un saluto, un abbraccione, un bacione e wattai a tutti e obdosh a tutti ragazzi da giocherina. Ciao!